Buonasera a tutti, questa sera vi presento due fiabe barra favole di Carla Bronzino, Attilio Riccetti violinista, Giallo Gruviera. Entrambe le fiabe sono scritte e illustrate da Carla Bronzino, casa editrice Tomolo Edizioni. Andiamo a vedere di che cosa tratta la prima fiaba. Intanto vi faccio vedere qualche illustrazione perché è veramente, veramente brava. A me questo ricetto fa impazzire, letteralmente impazzire. In un bosco di castagni, in cima al Monte Ventoso, viveva una famiglia di ricci. La loro tana era sotto il castagno più alto e più vecchio del bosco. Mamma e papà Riccetti avevano 10 piccoli, tutti vispi e sempre a caccia di cibo e di guai. Il più piccolo dei ricci si chiamava Attilio. Attilio si distingueva dai fratellini per il suo carattere solitario e malinconico. Mentre gli altri ricci correvano, rotolavano per i prati alla ricerca di mele selvatiche, bacche e lumache, Attilio sedeva sotto il castagno col naso all'insù, ascoltando il mormorio del vento tra le foglie. A volte guardava le strane forme delle nuvole spinte dal vento nel cielo azzurro. I suoi fratellini lo prendevano in giro, pensando che fosse un po' matto. Un giorno Attilio disse alla famiglia riunita attorno ad un mucchio di castagne: «Fono stufo del bosco, di castagne, di funghi e lumache. Voglio conoscere cosa c'è in pianura». Attilio aveva osservato spesso le mucche pascolare là in fondo nei campi accanto al ruscello. Aveva visto il fumo uscire dal camino della cascina, i cani e i bambini scherzare e giocare. Qualcosa lo attirava laggiù. Si sentiva diverso dai ricci suoi fratelli. I genitori non volevano che partisse. «Attilio, non troverai niente di buono laggiù, e tantomeno in paese la gente non ama i ricci come noi. Ci vede solo come palle di spine che non danno latte come le mucche, né uova come le galline, e non fa piacere accarezzare come un gatto o un cane». Queste parole rattristarono Attilio perché spesso si era chiesto che sensazione avrebbe potuto dargli una carezza. Era questo il motivo per cui voleva andarsene di lì. Voleva qualcuno che lo accarezzasse, lo coccolasse, come vedeva fare dai bambini coi loro cuccioli, parlasse con lui del vento, della pioggia, delle nubi e del ruscello che raccontavano storie sempre nuove. Così non ascoltò i consigli dei suoi e decise di partire. Si incamminò il mattino seguente verso la pianura. Dopo un po' si accorse che le sue corte zampette si stancavano presto e provò ad appallottolarsi e rotolare giù per i prati. Stava appunto rotolando a grande velocità quando si sentì urtare da qualcosa che fermò la sua corsa. Mentre cercava di fermare la sua testa che girava, sentì dei guaiti disperati e vide un cucciolo di volpe che piangeva col naso pieno di spine. Attilio era desolato di aver ferito la piccola volpe. Così le disse: «Stai ferma, cercherò di toglierti le spine con i denti». Mentre le sfilava gli aculei dal naso, la volpe gli chiese: «Chi sei tu, così spinoso? Non ti si può neanche mangiare?» «Fono Attilio Riccetti e sto andando a valle per conoscere gli uomini». «Non farlo, sono cattivi, ti faranno solo del male e se non potranno mangiarti ti schiacceranno. Noi volpi siamo nemiche degli uomini, tornatene a casa». E sparì fra i cespugli. Allora, interrompiamo un attimo la lettura, intanto perché ho voglia di ascoltare, o meglio, di leggere alcuni vostri commenti, che ce n'è uno che mi sta facendo già molto ridere, e soprattutto perché vorrei che, se ci sono dei bambini, mi raccontassero
che cosa pensano di questo riccio che a un certo punto decide di abbandonare la famiglia per andare a scoprire il mondo. E allora mi chiedo, bambini, voi sareste capaci di abbandonare col vostro zainetto la casetta per andare a fare un giro nel mondo? Dovete sapere che io da bambina, e c'è la mamma testimone, ogni tanto mi facevo lo zainetto perché volevo andare via di casa. Uscivo di casa, non riuscivo ad uscire, non riuscivo a fare neanche due scalini e tornavo indietro. Queste erano le mie fughe, voglio andare a vivere da sola. Ma andiamo un po' a vedere chi è venuto a trovarci. Allora, Agnese, bacio. Betty Antonini scrive, stupendo. Alessandro Porri dice, confessa, quanto ti piace fare la vocina da 1 a 10? 1000, Alessandro, 1000. Giuseppe Minicone, ciao, ben arrivato. Emanuela Bignami, la mia amica collega attrice, ciao. Spero che il piccolo sia con te a guardare. Sabrina Di Bastiani con i 3 gemelli. Ciao ragazzi e ragazza, perché c'è anche una donna in mezzo ai 3 gemelli, Emma. Jacopo GHP, ciao da Jacopo e Samuele d'Arma di Taggia. Ciao, che piacere. Siamo liguri, il mio Francesco Brunetti che mi batte le mani. Sono un bambino molto anziano, cosa mi consigli di leggere? Ecco, bene, adesso questa sera Francesca avrai l'opportunità di sapere che cosa potrai leggere nei prossimi giorni anche alla tua nipotina. Salto Adriana, ciao, ben arrivata. Carla Bronzino, rispetto a quello che dicevo prima, scriveva sì, potremmo fare un sequel, e sono d'accordo, forse si dice sequel. Daniele Cambiaso, ciao. Francesco Frank Albano, ciao. Bene, direi che vi ho salutato. Federica Di Folco dice wow, molto bene. Allora, aspettiamo qualche commento di qualche bambino? Cosa ne dite? Gigi? Aspettiamo qualche commento di qualche bambino? Magari Emma. Ciao, alla bravissima Carla. Giallo Gruviere è piaciuto molto a Matilde. Complimenti. Bene, perché tra poco lo leggiamo. Jacopo è mio figlio e la fiaba la ricorda bene. Oh, molto bene, molto bene, molto bene. Allora, ascolteranno. Poi, mia figlia Suami ti adora. Ah, Suami, ciao. Ben arrivata. Hai un sacco di figli, Carla, anche Fra è mio figlio, ma io voglio i bambini, voglio che questi bambini dettino al papà quello che hanno da dire rispetto a questa fiaba. Poi continuiamo la lettura. Guido Carossa sta guardando, ciao Guido, ben arrivato. Lorenzo Maragon, ciao! Lorenzo Maragon è un attore bravissimo, ho avuto l'onore di fare una piccola parte con lui in un film che uscirà a breve. Simona Bergeggi, Biblio, perdonami se sbaglio l'intonazione, l'accento è arrivata. Bene, dai, continuiamo che abbiamo un sacco di gente, Gigi, c'è un sacco di gente. Allora, andiamo avanti. Dove siamo arrivati? Siamo arrivati che il nostro Attilio Riccetti, rotolando giù, ha scontrato una cucciola di volpe e questa volpe chiaramente è rimasta un po' offesa dalle aculei del nostro amico Riccio, che però si è subito premurato con i dentini di toglierle le spine, quindi direi che è un riccio molto molto gentile. Quindi la volpe dice al nostro riccio: non farlo, sono cattivi, ti faranno solo del male e se non potranno mangiarti, ti schiacceranno. Noi volpi siamo nemiche degli uomini, tornatene a casa. E sparì fra i cespugli. Attilio riprese il suo cammino un po' incerto, ma sempre convinto di dover raggiungere la valle. A sera si fermò vicino ad una sorgente per passare la notte. Si stava appisolando quando sentì arrivare due orsacchiotti che volevano abbeverarsi. «Guarda, una grossa castagna!» disse il primo orsacchiotto e allungò una zampona verso Attilio che drizzò di scatto le spine. L'orsetto punto si mise a piangere facendo accorrere mamma orsa. «Non era una castagna, ma un riccio cattivo!» disse l'orsa e condusse via i suoi piccoli dando loro leccatine e colpetti sul muso. Attilio rimase a guardarli da lontano mentre giocavano a saltare sul dorso della mamma e scivolavano giù sulla sua pelliccia.
Non sono cattivo, pensava Riccio, ma non avrò mai una carenza. E si addormentò, tristemente cullato solo dal rumore della sorgente. Al mattino riprese il cammino e ben presto arrivò alla cascina che tante volte aveva visto lassù dal castagneto. Le mucche, incuriosite, gli si avvicinarono per annusarlo e subito capirono che non era prudente toccarlo. Anche il cane, dopo un paio di zampate, se ne andò uggiolando. Arrivarono i figli del contadino e lo videro lì, nel prato arrotolato a palla. «Guarda, un riccio! Diamogli qualcosa da mangiare!» Gli portarono un piattino con un po' di latte che Attilio, intimidito, cominciò pian piano a leccare. I bambini avrebbero voluto toccarlo, ma avevano paura di pungersi e dopo un po' ripresero a giocare col cane. Gli tiravano un bastone e lui lo riportava scodinzolando e saltando affannato sempre più in alto. Attilio si sentiva inutile lì. Gli pareva che tutti avessero un motivo per essere al mondo tranne lui. Le mucche danno il latte, le galline fanno le uova, la volpe mangia le galline, i contadini cacciano le volpi, folle ricci non fervono a niente. E così riprese il suo cammino verso il paese, pensando che forse lì avrebbe trovato qualcosa di diverso. Nessun riccio si era mai avventurato in paese. Attilio non aveva mai visto tante case, tanta gente, né sentito tanto frastuono. Camminava rasente ai muri per paura di essere schiacciato e spesso si faceva piccolo piccolo arrotolandosi in qualche angolino. Nessuno badava a lui. Tutti sembravano avere una gran fretta di arrivare chissà dove e non guardavano mai a terra. Stava di nuovo venendo buio e Attilio non sapeva in che direzione andare. Le strade gli parevano tutte uguali e non aveva trovato nulla per sfamarsi. Nelle case si erano accese le luci e il piccolo riccio stava cercando un buco per passare la notte, quando sentì un lontano, strano rumore. Era qualcosa che gli ricordava il mormorio del vento, ma anche la pioggia che cadeva, a volte lieve, a volte scrosciante, e anche il temporale, gli uccellini e persino il sole che splendeva. Attilio non poteva fare a meno di camminare seguendo quel suono che diventava sempre più forte e il cuore gli batteva affannosamente perché non aveva mai sentito niente di simile. Arrivò così davanti alla chiesetta del paese. Di lì usciva quel suono meraviglioso. Era un vecchietto che suonava l'organo, tutto solo nella notte d'autunno. Attilio entrò e trotterellò fin sotto lo strumento, timoroso di essere visto, ma felice di quella sensazione nuova e bellissima. Quando il vecchietto smise di suonare, Attilio era lì, imbambolato ai suoi piedi. «Guarda, guarda, un piccolo riccio! Cosa fai qui tutto solo?» gli chiese l'ometto, che era un po' magico e conosceva il linguaggio degli animali. «Sono Attilio Riccetti e vengo dal Monte Ventoso. Volevo qualcuno che mi accarezzasse, ma ho trovato molto di più», rispose il riccio per niente stupito che un essere umano lo potesse capire. L'ometto suonò tutta la notte per Attilio, che lo fissava felice, senza sentire né fame né freddo. Poi lo mise delicatamente nella sua borsa e lo portò a casa sua. Una strana piccola casetta dove vivevano anche un merlo e una tartaruga che si chiamavano Peppino e Margherita.
Il vecchietto aveva la casa piena di strumenti musicali e li fece conoscere anche ad Attilio. Così il piccolo riccio imparò a distinguere il suono del violino, del flauto, della chitarra, della tromba e di tanti altri strumenti. Attilio rimase parecchio tempo in casa del vecchietto e un giorno gli disse: vorrei anch'io essere capace di suonare, ma questi strumenti sono troppo grandi per me. Allora il vecchietto gli costruì con alcuni pezzi di legno e pregiato un piccolo violino e Attilio passava delle ore a suonarlo, mentre Peppino cercava di accompagnarlo cantando e Margherita li guardava incantata. Ma guardate che immagini bellissime. Intanto arrivava pian piano la primavera, il ghiaccio sparì, i rami misero i primi germogli, gli uccellini ripresero a cantare felici. Le giornate erano più lunghe e luminose e Attilio ebbe nostalgia dei suoi fratelli e del suo bosco sul Monte Ventoso. Così, puntini puntini, puntini puntini, se volete sapere come va a finire, lo dovete comprare. Vi lascio con questa immagine deliziosa. Ma soprattutto adesso mi piacerebbe fare un ragionamento sia con i grandi che con i piccini, perché io in questa fiaba ho trovato una morale molto molto importante. Allora, prima di raccontarvela, a parte che saluto gli amici che sono arrivati, vorrei sapere un po' cosa pensano questi bambini di questa fiaba o favola. Ma aspetto i vostri commenti rispetto alla morale che io ho visto in questa fiaba e voglio vedere se voi l'avete trovata o magari ne trovate un'altra. Dai, parliamone un po' prima di passare all'altra fiaba. Intanto saluto Luana Valle, deliziosa donna, scrittrice. Mi ha fatto morire da ridere con le sue tardone, andate a cercarle perché sono fantastiche. Bravissima e dolce in ogni interpretazione di ogni singolo personaggio. Grazie Letizia Anna Pugliese, grazie di cuore. Che dolcezza, complimenti Carla. Letizia Anna Pugliese scrive: complimenti, anche a me piacerebbe molto farlo, ma non sono così brava. Ma si impara, se vuoi ti aiuto. Ilaria Gonnelli sta guardando, ciao. Patrizia Drago, ciao. José Lunetta, ciao Carla e famiglia, ciao Carla e puntini puntini, famiglia. Oh, caspita, non ci vedo mica tanto. Albano, ma sei stupenda questa vocina, ti adoro. Per l'autrice, hai fatto una scuola d'arte o simile o è dotto naturale il disegno? Ecco, grazie Alessandro. C'è una domanda per te, Carla, per cui ti prego di rispondere. Alessandro Porri scrive, che peraltro è un autore anche lui bravissimo di fiabe non solo, scrive: per l'autrice hai fatto una scuola d'arte, domanda per l'autrice, due punti. Hai fatto una scuola d'arte o simile oppure una dote naturale il disegno? Aspettiamo la risposta di Carla. Intanto io faccio rivedere il libro. Ricordo Tomolo Edizioni. Ricordo agli autori di fiabe che se hanno piacere di avere una puntata loro dedicata di contattarmi in privato. C'è anche la dedica. Vi volevo far vedere ancora qualche immagine. Aspettiamo che Carla risponda. Ma poi guardate che meraviglia, c'è il pentagramma, perché chiaramente essendo un violinista, no? Allora, Carla Bronzino risponde, Alessandro. Ho sempre disegnato da quando ero piccola, poi ho anche preso lezioni. E devo dire che hai vinto anche un premio, no? Mostra collettiva 2021, tema gatto. Ci racconti di questo premio che hai preso?
so che sembrano momenti un po' vuoti e forse lo sono anche, però secondo me è molto bello questo, perché chiaramente bisogna dare il tempo all'autore e al pubblico di mettersi in contatto. Certo che sarebbe molto più veloce avere l'autrice qui, però a me piace invece costringerla a dedicare del tempo per gli autori in questo modo, e soprattutto perché almeno ho l'opportunità di leggere più cose, no? E di leggere di più, perché con l'autore va da sé che è giusto che parli l'autore, e quindi magari leviamo del tempo alla lettura. Invece a volte io penso che un autore si conosca anche attraverso ciò che scrive, quindi noi possiamo essere appassionati. Una volta non si riusciva mai ad incontrare l'autore di romanzi, no? che si leggevano. Invece oggi è tutto molto più facile grazie a queste piattaforme, per cui è bellissimo pensare di conoscere dal vivo, e io lo dico per esperienza, autori che ami. Un premio di pittura a tema il gatto, quindi sì, ha vinto anche un premio. Allora direi che dal momento che nessuno, forse la sapete, volevate tenervela per voi, ma visto che nessuno mi racconta la morale di questa fiaba, ve la racconto io. Secondo me questo libro per bambini va comprato e va letto, perché il pregiudizio è una brutta bestia. E allora, avete visto come all'inizio ognuno ha le proprie esperienze, quindi la volpe dice: mamma mia, gli umani ci odiano, stai lontano, stai lontano. In più nessuno lo tocca, perché chiaramente hanno paura di pungersi, e quindi questo riccio sembra essere destinato a tornarsene a casa da solo come è partito. E invece, indovinate un po', o meglio, l'abbiamo letto insieme, è proprio un umano a prenderlo con sé, e non solo lo prende con sé, ma gli insegna anche a suonare uno strumento musicale. Quindi lui, non posso raccontarvi la fine, ma di fatto se ne va a casa esattamente con ciò che desiderava, ovvero un bagaglio culturale in più. Poi è stato particolarmente fortunato perché ha incontrato un musicista, però è interessante anche immaginare che un bambino, leggendo questo libro o questa fiaba, abbia poi la curiosità di conoscere degli strumenti musicali. Io la vedo così. Bene, passiamo al secondo libro, Giallo Gruviera. Questa è un'altra fiaba illustrata e scritta da Carla Bronzino, come ho detto prima, sempre Tomolo Edizioni, che tra l'altro saluto perché hanno scritto "Ti guardiamo da Barcellona, complimenti", quindi grazie, mi fa molto piacere che siate in diretta. Carla Bronzino scrive: sì, giusto, rispetto alla mia riflessione, adesso anche voi immagino sarete d'accordo con me, però accidenti, nessuno che mi abbia dato la sua morale, ma non importa. Elisabetta Riscolo, ciao Elisabetta! Elisabetta Riscolo è una compagna delle medie, mi verrebbe da dire, vero Eli? Mi fa piacerissimo che tu sia qui. O forse del ginnasio, scrivimelo. Allora, passiamo alla seconda fiaba, o favola che dir si voglia, perché secondo me la morale qui c'è, come era anche qui. Furtiva, Grimaldello e Solitario erano tre topolini che vivevano nella buia cantina di un salumificio nella città di Gruviera. Guardateli un po'. Furtiva, Grimaldello e Solitario. Nemmeno loro sapevano da quanto tempo si trovavano lì. Non ricordavano altri luoghi che quello, buio e odoroso, di mortadelle e provoloni. Gruviera era un antico paese dalle case vecchie e piene di spifferi d'inverno e di topolini che sfrecciavano qua e là nelle sere estive. La piazza della chiesa era al centro del paese e il vecchio campanile, dove viveva il loro più caro amico, il pipistrello Camillo, addetto al funzionamento dell'orologio, si trovava proprio al centro della piazza.
Tutto intorno vi erano botteghe, la scuola, il municipio e da lì partivano le strette viuzze dove si svolgeva la vita del paese. Tanti anni fa, Gruviera era circondata da campi e cascine piene di mucche, cavalli e galline, ma col tempo e il progresso le fabbriche avevano sostituito la campagna. La luna, tonda e gialla, che aveva dato il nome al paese, ora di notte illuminava squallide ciminiere pestilenziali di vapori e il fiume, frettoloso, era chiazzato di schiuma dai colori più svariati perché lì venivano scaricati i residui della fabbrica di vernici. Così un giorno, frettoloso, era verdastro, un altro rossiccio e i poveri pesci non facevano che annaspare chiedendosi di che colore sarebbero stati l'indomani. L'inquinamento di Gruviera, però, non era un problema per i nostri topolini, che continuavano pacifici i loro furti in via delle Tane Oscure nella bottega del salumiere Caterino, un omaccione dal cuore tenero che soffriva ad ogni maiale che doveva trasformare in salsicce. Neanche il gatto placido, guardatelo un po', era un vero nemico per i nostri topolini. Un po' perché era così sazio e ben nutrito che nemmeno si curava delle creaturine che vedeva trotterellare trascinandosi dietro file di salsicciotti e pezzi di fontina. Un po' perché anche molto miope. Insomma, la vita scorreva serena a Gruviera e nulla avrebbe potuto far pensare ai topolini che da un giorno all'altro tutto sarebbe cambiato. Fu proprio il pipistrello Camillo, che una sera, sbattendo le ali polverose, scese nel loro rifugio ansimando e disse: «Amici, c'è una grossa novità, dovete sloggiare di qui tutti, anche Caterino!» I tre guardarono Camillo con aria incredula, anche perché il pipistrello era vecchio e a volte confondeva fatti, nomi, date. «So che vi sembra incredibile, ma in paese c'è un forestiero che dice di voler cambiare volto a Gruviera. Vuol costruire un supermercato, un cinema all'aperto, un enorme parcheggio e un fast food proprio qui, al posto del negozio di Caterino. Temo che lui accetterà l'offerta perché il forestiero ha le tasche piene di banconote, la dentiera d'oro puro, anelli di brillanti a tutte le dita e stivali di pelle di coccodrillo. Al posto di questa confortevole cantina verrà un gioco di bowling e voi, se non fate i bagagli in fretta, finirete triturati dalle ruspe oppure seppelliti da una colata di cemento». Camillo se ne andò, lasciando i piccoli amici nella tristezza più profonda. L'idea di perdere la loro casetta e vedere il loro paese pieno di chiasso e luci intermittenti era troppo per loro. Solitario ebbe un'idea. «Dobbiamo conoscere il nostro nemico. Tutti gli esseri umani hanno un punto debole e noi dobbiamo trovare il suo». Così i tre aspettarono il calar delle tenebre e uscirono alla ricerca del forestiero. Non poteva che essere alla locanda dei cacciatori, l'unica del paese. Infatti, dalla finestrella della sala da pranzo videro seduta ad un tavolo colossale circondato da tanti omaccioni, tutti vestiti di nero, con cappelli neri, occhiali neri, nonostante fosse notte, il nemico. Era esattamente come lo aveva descritto Camillo e al guinzaglio portava uno strano animale che i topolini non avevano mai visto. Sembrava un grosso gatto nero. Il forestiero mangiava avidamente e presto la locanda fu piena del fumo dei suoi grossi sigari.
Accostando l'orecchio ad una fessura, sentirono anche la sua voce rauca, simile al borbottare di un pentolone di minestra. Si chiamava Casimiro ed era l'uomo più ricco della regione. Aveva sentito parlare di Gruviera e aveva deciso di comprare l'intero paese. Un fruscio di vecchie ali fece voltare accanto a loro. C'era Camillo che li guardava con aria sconsolata. Avete visto? Domani offrirà agli abitanti di Gruviera sacchi di monete d'oro in cambio delle loro case. Venite con me! Detto questo, li fece salire sulle sue ali e li portò in cima al campanile. Guardate laggiù! Ai confini di Gruviera, come tanti draghi accucciati, videro le ruspe, le scavatrici e le gru pronte per distruggere il loro paese. Non c'era scampo. I tre topolini sembravano ancora più piccoli e sconsolati. Forse c'è ancora una speranza, disse Camillo. Proviamo a rivolgerci alla strega Lunetta. La conoscete? Non la conoscevano. Lunetta era una strega centenaria che viveva nel tronco di una vecchia quercia su una delle tre collinette che circondavano Gruviera in compagnia del suo gufo Hermes, dei suoi libri di magia e di numerosi ragni che tessevano le loro tele nell'interno della quercia. Camillo li condusse da lei il mattino seguente. Pioveva e le gocce ticchettavano sulle foglie mentre Lunetta offriva ai nostri amici il tè nelle tazzine ricavate dalle ghiande. La strega già sapeva la brutta notizia, anzi raccontò loro di Casimiro che aveva già percorso la collinetta in lungo e in largo progettando di spianarla per costruirvi il cinema all'aperto. La pantera, che portava il guinzaglio, aveva fatto addirittura rizzare le penne a Hermes. Interroga la tua sfera magica, ti prego, e dici cosa si può fare per scacciare quel cattivo, le chiesero i topolini in coro. Lunetta osservò attentamente la sua pala di cristallo, ma non riuscì a capire nulla. È strano. Vedo soltanto del fumo o della nebbia, ma null'altro. Però sono certa che troveremo una soluzione, perché le mie carte dicono che questa quercia e i suoi abitanti devono sopravvivere almeno altri 100 anni. Detto questo, a Lunetta venne il singhiozzo, il suo famoso singhiozzo, che durava una settimana, cosicché Hermes fece loro segno di andarsene. Camillo li ripalava dalla pioggia con le sue ali mentre scendevano ai piedi della collina immersi nei loro pensieri. Chissà perché Casimiro porta con sé quella pantera, pensava solitario. Papà cosa farebbe? Si chiedeva furtiva. Pensando al loro padre, conosciuto come Manolesta Disonesti, famoso per aver portato a Gruviera due enormi forme di parmigiano travestite come ruote di scorta del furgoncino di Nicola, lo zingaro che girava ai paesi vendendo pomate contro i calli e sciroppi per la tosse. Papà saprebbe cosa fare, le lesse nel pensiero Grimaldello. Peccato che non abbiamo sue notizie da tanto tempo. Manolesta e la moglie Sotiletta erano partiti per l'America anni prima con un progetto pazzesco. Lui, convinto che la luna fosse una gigantesca forma di formaggio, voleva imbarcarsi in una navicella spaziale per fare una scorta di Gruviera che avrebbe sfamato la famiglia per sempre. Non ne avevano saputo più nulla. I tre amici intanto avevano raggiunto la piazza del paese giusto in tempo per vedere Caterino e gli altri bottegai del paese uscire soddisfatti dalla locanda dei cacciatori carichi di sacchi pieni di monete e banconote. «Siamo fritti, ragazzi», gemette Grimaldello. «Il salumificio è già stato venduto». «Guardiamo dalla finestra», propose furtiva.
Nella sua stanza, Casimiro stava ballando un tango con la sua fedele pantera. Ad un tratto, i suoi uomini entrarono nella stanza esclamando: «Tutto a posto, capo! Il paese ormai è tutto tuo!» Casimiro esplose in una risataccia. «Come prevedevo, è filato tutto liscio come l'olio! Questi zoticoni non riuscirebbero a distinguere una moneta d'oro da un gettone telefonico! Quando scopriranno di essere stati imbrogliati, il mio regno sarà già costruito! Ricordate, ragazzi, il mio motto è «Arraffa e imbroglia!» Questo è il segreto della mia ricchezza, guadagnare senza spendere!» Quella notte i topolini tornarono dalla strega Lunetta per riferirle la loro scoperta. «Ecco perché vedevo solo fumo nella sfera magica!» esclamò Lunetta. «Tutto fumo e niente arrosto!» «Molto bene! Adesso capisco cosa fare.» Non sto leggendo, come avrete capito adesso. Fatto sta che alla streghetta viene in mente un'idea e farà un incantesimo. Ma quale incantesimo? Ma comprate giallo gruviera e lo scoprirete. Bellissimo. Allora, c'è chi tifa per il riccio. Bellissima storia, ma votiamo per riccio. Bene, Federica. Allora, compra il riccio. Dunque, Attilio Riccetti, il violinista, Tomolo Edizioni, Giallo Gruviera, Tomolo Edizioni. Tutto da leggere, tutto da comprare.